Queste sono le Nike Pegasus 41, le scarpe Pegasus più ammortizzate di sempre, adatta a tutti i polisti amatori che volessero iniziare, ma anche chi avesse un'esperienza significativa. Io le utilizzo dal modello 26, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 283 grammi, 243 grammi nella taglia US 8 femminile, drop 10, 37 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato di questa bellissima scarpa. Full disclosure, la scarpa mi è stata fornita da Nike per la recensione, ne ho comprata comunque un secondo modello perché effettivamente mi piace molto. Con queste due scarpe ho corso intorno a 200 km, le ho utilizzate pure in Belgio con la pioggia a 12 gradi e penso che ci correrò ancora per tantissimi chilometri. La tomaia in primo luogo è stata riprogettata per offrire una migliore traspirabilità rispetto al modello precedente. Ci sono nei fori nella parte anteriore molto interessanti, ma un doppio strato che consente comunque al piede stesso di stare ben coccolato. A livello di numero suggerisco esattamente lo stesso numero dei modelli precedenti. È vero che il volume nella parte superiore è abbastanza limitato, mentre nel mesopiede e nel tallone ovviamente la sensazione è che il piede sia abbastanza comodo al suo interno. Tenete in considerazione che la scarpa Nike è comunque sempre filante, anche se forse è stata leggermente allargata nell'avampiede con 89 mm di larghezza, però chiaramente non è una scarpa super larga. Ho amato la linguetta soffietto che è paffuta e molto confortevole e nella parte superiore ha un'imbottitura importante che consente di allacciare la scarpa anche in maniera molto precisa. Mi sono piaciuti i lacci che sono comunque piatti ma non si slacciano in nessun modo e un'allacciatura abbastanza tradizionale presente anche sui modelli precedenti di Pegasus che di fatto vi consentono un bloccaggio del piede molto buono, anche garantito dal fatto che il tallone è comunque molto molto solido. Il tallone poi offre un sostegno superiore e effettivamente garantisce che il tendine sia coccolato. Tenete in considerazione però che la conchiglia è abbastanza rigida e invece non c'è il salottino al suo interno, anche se la struttura definita da Nike vi permette un bloccaggio del piede perfetto, assumendo appunto che non abbiate problemi di tallone. A completare poi il design della scarpa stessa, degli elementi riflettenti nella parte posteriore per dimostrare che effettivamente questa scarpa è pensata per essere utilizzata per correre 365 giorni all'anno. A livello di drop, le Pegasus 41 utilizzano come al solito un drop 10 che non è cambiato rispetto al quando le ho comprate ormai tantissimi anni fa. Comunque, da tenere in considerazione il fatto che questa cosa permette a chi appoggiasse di tallone di avere una buona sensazione, ma vista che la morbidezza della scarpa non è più quella di un tempo, anzi ovviamente è migliorata moltissimo, il drop dinamico potrebbe essere leggermente più basso e di conseguenza a seconda dell'appoggio al terreno potreste avere una sensazione diversa rispetto a un drop tradizionale Nike presente su scarpe Pegasus di qualche anno fa. Uno degli aspetti dove il salto di qualità è stato evidente è il fatto che Nike utilizza in queste Pegasus 41 la nuova intersuola React-X che avevamo già visto l'anno scorso con l'Infinity Run 4. In questo caso però sono cambiate due cose. In primo luogo sono presenti degli AirPods sia nell'avampiede sia nel tallone. Inoltre il battistrada è di un'altezza di 3 mm, cosa che consente una mediazione diversa dell'appoggio al terreno e effettivamente questa scarpa dà una sensazione di corsa molto stabile che chiaramente però dipende dal vostro appoggio. Per gli aficionados dei dettagli, questa scarpa ha effettivamente un comportamento in corsa poliedrico polivalente grazie al fatto che c'è una doppia mescola, anche se la sensazione è che sia abbastanza simile a livello di durezza e soprattutto il battistrada, i doppi AirPods sia nell'avampiede sia nel posteriore, l'altezza dal suolo variabile potrebbe effettivamente crearvi delle sensazioni diverse e quindi non è così facile indirizzare questa scarpa al podista amatore, ma sappiate che comunque l'appoggio è più morbido in qualunque modo corriate del modello precedente. A livello di battistrada, squadra che vince non cambia, utilizza
i soliti tacchetti, però secondo me sono leggermente più durevoli rispetto a quelli del modello precedente. Dopo 150 km sulla scarpa bianca ho notato soltanto delle piccole abrasioni derivate dal fatto che comunque tendo a strisciare, soprattutto nel secondo allenamento, da considerare che è stata, come al solito, gestita la segmentazione del battistrada stesso, garantendo di conseguenza una sorta di stabilità migliore, che è ulteriormente supportata dalla conchiglia, ma anche dal fatto che c'è una sorta di supporto laterale che si estende fino al mesopiede, che garantisce una corsa assolutamente piacevole. Da notare che gli air zoom di questa scarpa non sono quelli delle Alpha Fly 3, che in effetti vi fanno proiettare in avanti molto velocemente, in questo caso con la presenza di gomma abbastanza importante, ma non così significativa, perché stiamo parlando soltanto di 27 mm nell'avampiede, potreste avere una sensazione di contatto al terreno abbastanza buono, mentre se appoggiate di tallone questa intersuola è effettivamente molto stabile grazie alla combinazione di molteplici tecnologie utilizzate dall'azienda americana. A livello di ritmi, la scarpa può essere utilizzata dai principianti e quindi anche correndo a 7 al chilometro con un appoggio di tallone, ma grazie alla reattività di questa mescola e soprattutto alla presenza degli AirPods potreste portarla addirittura a correre a 4 km, ma perché no anche più velocemente, visto che comunque la scarpa è votata effettivamente alla velocità. Tra l'altro sarebbe luminoso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiose. Di certo però la porterei soltanto per correre fartlek o magari dei medi quando per esempio siete in vacanza, però se invece vorreste fare qualcosa di più intenso, cercherei una scarpa leggermente più rigida, soprattutto se volete effettuare dei lunghi qualificati che vi potrebbero portare a un affaticamento importante. A chi sono adatte queste scarpe? Sicuramente al podista amatore che iniziasse a correre, che cercasse qualcosa di unico sul mercato, grazie al fatto che la quantità di gomma nel tallone è davvero importante, quindi pur appoggiando di tallone avreste comunque una buona sensazione. La base non è incredibile nel tallone stesso, ma al tempo stesso la sensazione è che la scarpa offra davvero una buona stabilità, anche se sicuramente non è perfetta. In effetti la rigidità torsionale è assolutamente minima e quindi se avete qualche problema di pronazione questa potrebbe non essere la soluzione ideale. D'altro canto, se correte di avampiede, la scarpa comunque vi offre un ottimo ritorno energetico. La campagna pubblicitaria di Nike parla di Don't waste your energy. In effetti la scarpa ha un ottimo ritorno energetico, che però dipende dall'energia che generate. È da notare che è stato realizzato un design, per chi fosse alle prime armi, davvero molto interessante, visto la struttura ricurva del tallone nella parte posteriore, che consente anche a chi appoggiasse veramente in maniera tallonata di avere uno smorzamento delle forze abbastanza buono. Chiaramente è stata aggiunta una gomma dura per gestire al meglio il fatto che nella parte superiore ci sia una mescola davvero morbida. Un altro aspetto molto positivo è legato al fatto che la scarpa è comunque molto flessibile e si piega nella parte dell'avampiede. Questa cosa vi consente di correre in maniera piacevole e vi permette di esercitarvi per esercizi di tecnica della corsa, e la reputo ideale anche per chi cercasse dei riscaldamenti in pista. Con questa scarpa li farete in maniera assolutamente adeguata. La scarpa utilizza una soletta abbastanza tradizionale, che ovviamente può essere sostituita da una soletta premium, magari anche personalizzata. Tenete conto però che il volume nell'avampiede è abbastanza ridotto, quindi da valutare se effettivamente varrebbe la pena fare una cosa del genere. A livello di durata, le Pegasus 41 sono migliorate rispetto al modello precedente. Ho la sensazione che col React X potreste in effetti correre almeno 700 km, soprattutto se correte abbastanza lentamente. Chiaramente poi dipende dal vostro comportamento in corsa, dal vostro appoggio, però il battistrada è assolutamente di qualità, la mescola tenderà a durare abbastanza e la scarpa è comunque flessibile, di conseguenza potreste portarla anche eretticamente oltre gli 800 km. A livello di distanze, essendo una scarpa plurivalente, può essere utilizzata per una corsetta nel parco di 30 minuti, ma anche la potreste portare per correre una mezza maratona, e secondo me ha dei ritmi anche abbastanza elevati grazie alla mescola molto reattiva, ma
per chi volesse potrebbe anche essere utilizzata per una maratona, anche se esistono in casa Nike delle scarpe assolutamente adatte a questo scopo. Sono due, secondo me, i punti di attenzione di questa scarpa. In primo luogo il fatto che il volume sia abbastanza limitato e quindi potreste avere delle sensazioni un po' strane se non siete abituati a questa cosa. D'altro canto ho notato che la conchiglia è molto rigida, ma il tessuto non è nella parte interna super presente, di conseguenza potreste avere qualche sensazione negativa a livello di tallone, però ovviamente dipende anche dal podista amatore che siete e dal numero di chilometri che effettuate a settimana. In conclusione, ritengo che le Pegasus 41 rappresentino la miglior Pegasus presente sul mercato e grazie al miglioramento dell'intersuola con questo React-X avrete una sensazione di assoluto comfort correndo anche a ritmi elevati. Mi è piaciuta davvero tantissimo. Chiaramente avrei apprezzato che ci fosse stata più ciccia nella parte dell'avampiede, ma non si può avere tutto dalla vita. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare il coniglio. Ciao, alla prossima.